quando sono entrato per la prima volta in ospedale psichiatrico, dico, vabbè, io qui o faccio qualche cosa o vado via. C'è la situazione in ospedale psichiatrico, se uno ci metteva piede e cercava di fare il suo mestiere, non riusciva a reggerla. I malati, anche quando guarivano e uscivano dall'ospedale, gli mettevano un timbro sulla carta d'identità che diceva pericoloso per sé e per gli altri. Era una persecuzione. Erano bambini che avevano appena in alcuni casi imparato a camminare, pensate, a 2 o 3 anni, se era pericoloso, si doveva essere registrati nel casellario giudiziario come persone pericolose. Io ho esperienza di una parte del centro donna di Trieste e poi soprattutto del manicomio di Serra d'Aiello dove ho lavorato un anno. Siamo arrivati a Culina ad una velocità folle. Io però sapevo che c'era questo ospedale psichiatrico vicino a Nice e volevo vedere come vivevano gli ultimi. L'isola di Leros era un manicomio a cielo aperto e l'isola ha proprio per come è strutturata a questa potenza, nel senso che tu non puoi entrare, non puoi uscire senza essere controllato. Il grande tema è cos'è la normalità. Ci si finisce sempre lì, no? Una linea molto, molto stretta e fragile, frammentaria, cos'è la normalità. Si può, insomma, una persona normale si può scheggiare in un frangente. Il livello di stigma che ha la malattia mentale credo che non abbia pari, cioè se ci riflettiamo, e questa è una cosa su cui si riflette poco, che io sappia è l'unica categoria di persone fragili che non è protetta neanche dall'ipocrisia del politicamente corretto.